Il termine ufficiale per la presentazione dell'aggiornamento del PNRR alla Commissione europea è il 31 di agosto. Si va in fretta a Palazzo Chigi con il ministro Raffaele Fitto che incontra imprese e sindacati e chiede di collaborare insieme per eventuali correttivi. Per indirizzarli al meglio, su progetti che siano facilmente realizzabili nei tempi giusti, che ci sono imposti dal PNRR, nel contempo e soprattutto su progetti che abbiano ricadute importanti e significative sul sistema produttivo, sociale e quindi sul lavoro e l'impresa italiana. C'è da preoccuparsi? No, c'è da rimboccarsi le maniche, come ha detto il Presidente della Repubblica, è da lavorare. Basta, lavoriamo tutti insieme e Gentiloni non mi sembra che sia preoccupato, nel senso che la tranche per l'Italia è arrivata e usiamo questi 3 mesi, il Parlamento per sollecitare il governo a fare bene. Intanto l'opposizione si interroga su quali siano i progetti che non possono essere portati a compimento e chiede maggior chiarezza al governo. Per la segretaria PD Elly Schlein ci troviamo di fronte a un decreto insufficiente che cancella o declassa il coinvolgimento delle categorie sociali e crea più danni che benefici. Senza quelle risorse probabilmente la nostra crescita nei prossimi 2 anni andrà addirittura in negativo. Noi siamo molto preoccupati anche perché il PNRR non è patrimonio solo della maggioranza del momento e noi vorremmo collaborare per fare qualcosa di utile al paese. E noi abbiamo la necessità, di conoscere quali sono le modifiche che il governo intende, apportare al PNRR. Attendiamo che, venga fatta questa, proposta anche alla Commissione europea. L'Italia ha necessità di spendere bene e nei tempi, stabiliti le ingenti risorse del piano.